posso immaginare di vivere una vita completamente nuova, in cui sono libero di essere chi sono davvero. Non farò più dipendere la mia vita da quello che gli altri pensano di me. Immagino anche di vivere senza giudicare me stesso, gli altri, e senza la paura di essere giudicato. Proverò ad accettarmi così come sono e saprò accettare esattamente tutti come sono. Sarò in grado di vivere una vita senza conflitti, rispettando me stesso e gli altri, che a loro volta rispetteranno me. Immagino di vivere una vita in cui non avrò paura di esprimere me stesso e di rischiare di esplorare la vita. Vivrò senza paura, senza sensi di colpa, senza vergogna, senza rimpianti. Mi amerò esattamente così come sono. Amerò il mio corpo così com'è. Amerò le mie emozioni così come sono. Gioirò realmente della mia vita, essendo semplicemente me stesso. Con certezza riuscirò a vivere questa nuova realtà personale. Questo modo di vivere è possibile ed è nelle mie mani. Sono sicuro di farcela e lo condividerò con tutti voi che siete virtualmente con noi a vivere questo nuovo momento in musica e parole. Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere. E di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire. Domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore me la neve non fa rumore. E guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire. Stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi emozioni. Tu chiamale se vuoi emozioni. Noi tutti vogliamo aiutarci vicendevolmente. Gli esseri umani sono fatti così. Vogliamo vivere della reciproca felicità, ma non della reciproca infelicità. Non vogliamo odiarci e disprezzarci. Al mondo c'è posto per tutti e la buona terra è ricca e in grado di provvedere a tutti. La vita può essere libera e bella, ma noi abbiamo smarrito la strada. La cupidigia ha avvelenato l'animo degli uomini, ha chiuso il mondo dietro una barricata di odio, ci ha fatto camminare verso l'infelicità. Abbiamo aumentato la felicità, ma ci siamo chiusi dentro. Le macchine che danno l'abbondanza ci hanno lasciato nel bisogno.
La nostra sapienza ci ha resi cinici, l'intelligenza duri e spietati. Pensiamo troppo e sentiamo troppo poco. Più che di macchine, abbiamo bisogno di umanità. Più che di intelligenza, abbiamo bisogno di dolcezza e di bontà. Senza queste doti, la vita sarà violenta e tutto andrà perduto. È l'intima natura di queste cose a invocare la bontà dell'uomo, a invocare la fratellanza universale, l'unità di tutti noi. Vorrei che la mia voce raggiungesse milioni di persone in ogni parte del mondo, milioni di uomini, donne e bambini disperati, vittime di un sistema che costringe l'uomo a torturare e imprigionare gli innocenti. A quanti possono sentirmi, io dico: non disperiamo. L'infelicità che ci ha colpito non è che un effetto dell'ingordigia umana. L'amarezza di coloro che temono la via del progresso umano. L'odio degli uomini passerà, i dittatori moriranno e il potere che hanno strappato al mondo ritornerà al popolo. E finché gli uomini non saranno morti, la libertà non perirà mai. Non consegniamoci a questi politici che ci disprezzano, che ci riducono in schiavitù, che amministrano la nostra vita. Ci dicono quello che dobbiamo fare, quello che dobbiamo pensare e sentire. Ci istruiscono, ci tengono a dieta, all'oscuro della realtà. Non siamo delle macchine, siamo degli uomini, con in cuore l'amore per l'umanità. Non odiamoci, solo chi non è amato odia. Nel Vangelo di San Luca è scritto che il regno di Dio è nell'uomo, non in un uomo o in un gruppo di uomini, ma in tutti gli uomini, in noi. Noi abbiamo il potere di rendere questa vita libera e bella, di rendere questa vita una magnifica avventura. Lottiamo per un mondo nuovo, un mondo buono che dia agli uomini la possibilità di lavorare, che dia alla gioventù un futuro e alla vecchiaia una sicurezza. Promettendo queste cose, i politici sono saliti al potere, ma essi mentono, non mantengono queste promesse, né lo faranno mai. La politica libera se stessa, ma riduce le persone in schiavitù. Battiamoci per liberare il mondo, per abbattere le barriere, per eliminare l'ingordigia, l'odio e l'intolleranza. Battiamoci per un mondo ragionevole, un mondo in cui la scienza e il progresso conducano alla felicità di tutti. Così torna il sole. Entriamo in un mondo nuovo, un mondo più buono, dove gli uomini saranno superiori alla loro ingordigia, al loro odio e alla loro brutalità. Alziamo gli occhi. L'anima e la coscienza dell'uomo hanno messo le ali e finalmente egli può cominciare a volare. Vola nell'arcobaleno, nella luce della speranza. Alziamo gli occhi, alziamo gli occhi. Non so più il sapore che ha quella speranza che sentivo nascere in me. Non so più se mi manca di più quella carezza della sera o quella voglia di avventura, voglia di andare via. Thank you.
Ammesso che tu conosca il significato della parola amore, di qualcosa o di qualcuno dovresti esserti già innamorato. Potresti averne avuto paura, potresti essertene vergognato, potresti avere inconsciamente deciso di non vedere la verità, ma ti è sicuramente passato tra le mani. L'avrai negato per pigrizia, per convenienza, per sfiducia, per pudore, per cinismo. Un esamino di coscienza io lo farei. Spesso l'amore è soltanto un'idea, senza un corrispettivo fisico e materiale. Spesso si presenta in forme statiche, ma anche in modi poco convenzionali. Sa infiltrarsi nel cuore di tutti a chiedere l'ospitalità dovuta. Se il problema è che nessuno ti abbia mai detto ti amo, devi chiederti se hai mostrato qualcuno di essere amabile. È un lavoretto obbligatorio cui nessuno si può sottrarre se si mette in cerca di corrispondenze sentimentali. Se invece il problema è il trovare, o peggio, l'aspettare chi si prende cura di te, scordati che questo abbia a che fare con l'amore. L'amore è un violentissimo assalto all'interno e al di fuori di noi stessi, provocato da motivazioni irrefrenabili, a volte ragionevoli e a volte no. L'amore non sta nelle canzoni a spiare chi le ascolta, ma gira per il mondo e sorvola soprattutto quelli come te che fanno finta di non volerlo vedere. Ma non temere. Se non lo acchiappi, inevitabilmente ti acchiappa lui. Non sono le parole che cambiano la realtà. Allo stesso modo non sono i ti amo, né quelli pronunciati per intero e neppure quelli rosa apostrofati da mille baci, a determinare il peso di un amore. Qui vorrebbe l'amore, anzi, ci vuole l'amore. L'amore è indispensabile sempre, per andare in bicicletta, per ammendare un calzino, per fare il ragù, per attraversare la strada, per essere imperatore, per fare la pipì, per riconoscere il bello, per cercare di avvicinarsi a capire il senso della vita. Quando ti ho vista arrivare, bella così come sei, non mi sembrava possibile che tra tanta gente che tu ti accorgessi di me. È stato come volare qui dentro camera mia, come nel sonno più dentro di te. Io ti conosco da sempre e ti amo da mai. Finta di non lasciarmi mai, anche se dovrà finire prima o poi questa lunga storia d'amore. Ora è già tardi, ma è presto se tu te ne vai. Che solo per noi due passerà il tempo, ma non passerà questa lunga storia d'amore. Ora è già tardi, ma è presto se tu te ne vai. È troppo tardi, ma è presto se tu
te ne fai. Non abbiamo altro che il tempo, i soldi, la macchina, i vestiti, il computer, la casa. Non li possediamo davvero. Sono solo cose. Cose che si possono perdere, rompere o rubare. Possono passare di moda o possiamo cambiarle perché ci siamo stufati di averle intorno. Può arrivare un terremoto e spazzare via tutto. Sono solo oggetti, utili magari, ma di passaggio. Solo il tempo è davvero nostro, perché di cosa è fatta la vita se non di tempo? Possiamo credere al destino, a qualche Dio, al karma, al caso, oppure in niente. Ma c'è una verità in cui possiamo essere tutti d'accordo. Ognuno di noi nasce con una certa quantità di tempo a disposizione. Non sappiamo quant'è. Prima o poi finisce. Non importa se sei ricco, povero, bianco o nero. Il tempo finisce per tutti. Il tempo allora è una ricchezza limitata, perché non ci sono entrate in questo tipo di economia. Non ci sono investimenti possibili, ci sono solo uscite. L'unica cosa che possiamo controllare è cosa avere in cambio. Prendiamo 2 ore del nostro tempo e le usiamo per andare in palestra o leggere un libro. Ne prendiamo 8 e andiamo a lavorare per venderle in cambio di denaro. Ne prendiamo altre 2 e le spendiamo per guardare la televisione. Quanto siamo gelosi a volte delle cose inutili. Per illuderci di essere ricchi, sprechiamo l'unico bene prezioso che possediamo. Per fare qualcosa che abbia veramente un valore, invece, aspettiamo. Troviamo scuse e rimandiamo a domani. E assieme al domani, tutti i sogni e i desideri che non abbiamo realizzato, le persone che non abbiamo conosciuto, le parole che non abbiamo detto, le cose che avremmo sempre voluto fare e non abbiamo mai fatto. Dovremmo iniziare ad essere più avari del nostro tempo, amici miei, e più attenti all'uso che ne facciamo, perché quello che ci rimane è il solo che avremo e sta scorrendo anche adesso. Pioggia e sole cambiano la faccia alle persone, fanno il diavolo a 4 nel cuore e passano e tornano e non la smettono mai. Sempre per sempre tu, ricordati, dovunque sei, se mi cercherai, sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. Ho visto gente andare, perdersi e tornare, e perdersi ancora, e tendere la mano a mani vuote. E con le stesse scarpe camminare per diverse strade
o con diverse scarpe su una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai. Pioggia e sole abbaiano e mordono, ma lasciano il tempo che trovano. E il vero amore può nascondersi, confondersi, ma non può perdersi mai, sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. Sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. Io non rinuncerei, sopravvivendo accanto a lei, ad anni combattuti ed avversità. Lei, sorrisi e lacrime da cui prendono forma i sogni miei, ovunque vada arriverei, a passo accanto a lei. Secondo voi è andata come immaginavamo? Con le nostre canzoni, con i nostri incontenibili entusiasmi, la nostra rumorosa eccitazione. Ancora una volta abbiamo immaginato di avere in questo teatro delle persone
siamo stati bravi, ma era un sogno. Adesso dovremo affrontarlo, convincerlo a ritornare a casa con noi e voi, ad accettare le nostre insofferenze, i nostri piagnistei. Vivergli accanto, soprattutto in questi giorni, è un'impresa titanica, ma lui, pur di non spegnersi, si rimette volentieri in gioco. È semplicemente geniale come riesce ad indovinare il momento, a prevedere le nostre ricadute. Spiazzare il destino è un suo talento. Come costringersi ad osare o non concederci nessuna via di fuga. Inutile perciò nasconderci dietro ad un non posso, un non voglio. Lui, così amabile, quando arrivato in vetta, così detestabile nella sconfitta, malgrado tutto lui c'è. E chi fatica ad accorgersi della sua presenza non sarà solo miope, ma dovrà finalmente prendere coscienza dei suoi limiti. Ma attenzione, difficilmente riusciremo a liberarci di questa enorme persistente presenza. Vano sarà il tentativo di annegarlo nel mare della nostra insolente razionalità, perché un sogno è un sogno. In ogni tempo, in ogni circostanza, a qualunque età. Bello.